sono davanti al Teatro Lirico La Fenice per raccontarvi di un'iniziativa che il Movimento 5 Stelle ha fatto appunto rispetto al famoso teatro. Abbiamo presentato un'interrogazione al Sindaco Brugnaro, quale assessore alla cultura, per chiedere chiarimenti su tutta una serie di aspetti poco chiari che riguardano la gestione appunto del famoso teatro. Il primo aspetto che abbiamo toccato nella nostra interrogazione riguarda il settore dei dirigenti. La Fondazione La Fenice ha 4 dirigenti, tra cui appunto il sovrintendente Cristiano Chiarot, e i nostri riflettori si sono focalizzati su una figura in particolare, la figura del dirigente amministrativo, il ragionier Mauro Rocchesso, che curiosamente è andato in pensione anticipata nel mese di luglio di quest'anno e su cui abbiamo delle domande da fare al sindaco. Abbiamo scoperto innanzitutto che questo ragioniere guadagnava ben 107.000 euro per un incarico part-time, e quindi vogliamo chiedere il perché. Visto che dal suo curriculum vitae non si capisce quali competenze, quali esperienze possano giustificare uno stipendio del genere per un impegno, diciamo, parziale. Inoltre abbiamo fatto anche un parallelo con il dirigente amministrativo della Scala di Milano, il quale guadagna solo 113.000 euro, cioè 6.000 euro in più rispetto a quello della Fenice, ma vorrei ricordare che la Scala di Milano ha 5 volte il fatturato della Fenice, quindi c'è qualcosa che non quadra. Inoltre l'incarico di questo dirigente scadeva formalmente a febbraio del 2018 e vorremmo quindi capire i motivi del pensionamento anticipato. C'è inoltre un altro aspetto su cui ci siamo focalizzati, e cioè questo dirigente amministrativo era anche socio della Banca Popolare di Vicenza, che tristemente è nota ormai a tutti per l'abbassamento quasi più del 90% del valore delle sue azioni. Questo appunto dirigente amministrativo della Fenice disponeva di quasi 52.000 azioni, e una delle scelte appunto che sono ascrivibili a lui è quella di affidare il servizio di tesoreria della Fenice nel 2010 proprio alla Banca Popolare di Vicenza, e quindi a nostro avviso con un potenziale conflitto di interessi che avrebbe dovuto essere denunziato al sovrintendente Chiarot. Altro aspetto su cui interroghiamo il sindaco Brugnaro è quello riguardante l'esistenza della società satellite della Fondazione Fenice. La Fenice infatti ha costituito nel 2005, insieme alla Fondazione Venezia, l'ex Fondazione Caribe, una società satellite che si chiama FEST SRL, che organizza visite all'interno dello stesso teatro in orario non concertistico. E per fare questo abbiamo un presidente, un direttore, 10 membri del CDA. Ci chiediamo quale sia la reale utilità di questa società, che peraltro fattura soltanto 1,5 milioni di euro all'anno, ma l'utile che rimane a fine anno è soltanto di 23.000 euro. Questo è il dato del 2015. Vorremmo capire se dal punto di vista aziendale, visto che il sindaco è anche un imprenditore, se queste cose possono stare in piedi vista la situazione di bilancio generale del comune. La legge nazionale in materia di trasparenza amministrativa prevede alcuni obblighi anche a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tra questi obblighi vi è quello di pubblicare i contratti di collaborazione e consulenza, i premi relativi alla performance del personale, le partecipazioni societarie, quindi la presenza di FEST SRL, i contratti che vengono stipulati di forniture, servizi e lavori. Purtroppo nella sezione trasparenza della Fondazione La Fenice compare soltanto un appalto di multiservizi che risale al 2012, come se dal 2012 ad oggi non fosse più stato stipulato alcun contratto di fornitura, nemmeno per l'acquisto delle matite o delle divise del personale. Di tutto questo chiediamo chiarimenti, e lo chiediamo soprattutto al responsabile per la trasparenza, che è lo stesso sovrintendente Cristiano Chiarot, che ci ha appellato come ignoranti, come non conoscitori della materia. Vogliamo dire semplicemente che noi del Movimento 5 Stelle leggiamo le carte, approfondiamo i temi e abbiamo citato le fonti da cui traiamo le informazioni che abbiamo messo nella nostra interrogazione. Chiarisca lui le sue scelte, chiarisca lui per quale motivo ha rinnovato finora il dirigente amministrativo, chiarisca perché non ha fatto piena trasparenza e chiarisca infine il perché manteniamo in vita
Fest SRL, una società partecipata che è un inutile carrozzone. In conclusione, caro Sindaco, Assessore alla Cultura Luigi Brugnaro, noi vogliamo risposte, vogliamo fare luce su quanto succede all'interno della Fenice e soprattutto per capire meglio e far gestire meglio la Fondazione, non per metterla in cattiva luce. Questo nell'interesse superiore dei dipendenti e nell'interesse ovviamente dei veneziani e di tutti coloro che da tutto il mondo vengono a visitare il nostro teatro.